Bentornati su Un Uomo M'Ammazzo, bentornati nella rubrica Fumetti e bentornati nella rubrica Tartarughe Ninja. Come ho detto nel mio ultimo video sulle Tartarughe Ninja, anzi, come ho rettificato nel mio ultimo video sulle Tartarughe Ninja, nella mia fumetteria di fiducia è finalmente tornato disponibile un numero che aspettavo da tantissimo tempo, che dovevo prendere a Lucca, ma che era esaurito. Stavo addirittura per riuscire a acquisirlo, ad acquistarlo, autografato da Simone Di Meo, uno dei disegnatori di questo numero su Vinted. Però niente, no, non ce l'ho fatta. E subito, poco dopo che non ho comprato il fumetto autografato, mi è arrivato a prezzo corretto e quindi non gonfiato dall'autografo, di nuovo nella mia fumetteria. Sto parlando, questo preambolo per dirvi una cosa che già sapete dal titolo e dalla miniatura, sto parlando di Tartarughe Ninja e Power Ranger, un crossover spettacolare. Ci sono tantissime cose di cui parlare insieme, quindi iniziamo subito dopo la sigla. Superman. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano i Power Ranger o le Tartarughe Ninja, di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video, di questo numero, se lo avete letto da un po', se lo avete preso a Lucca oppure se non siete ancora riusciti a recuperarlo. Seguitemi anche sugli altri miei social, soprattutto TikTok, dove ogni sabato, circa ogni 2 sabati, pubblico un TikTok appunto su delle curiosità sulle Tartarughe Ninja. Mighty Morphin Power Ranger e Teenage Mutant Ninja Turtles crossover, scritto da Ryan Parrott, che è lo sceneggiatore, disegnato da Simone Di Meo, dall'italianissimo Simone Di Meo, che era anche presente a Lucca a autografare appunto questo numero, e da Walter Baiamonte. Questo numero è bellissimo perché è un tuffo totale nella nostalgia. Per chi è cresciuto negli anni 90 come me, ma non è privo di difetti, sono difetti minuscoli, tecnici, che però vorrei dire prima, vorrei proprio togliermi i sassolini dalla scarpa per poi elencarne i pregi e le emozioni che mi hanno portato. La prima cosa che ho saputo ancora prima di leggere questo numero è che, a differenza degli altri crossover, di cui anche abbiamo parlato insieme negli altri video, come Tartarughe Ninja con Batman, Tartarughe Ninja con Ghostbusters, non so se ne abbiamo già parlato o se ne devo parlare, mea culpa, recupererò presto, queste Tartarughe Ninja non sono le Tartarughe Ninja della serie regolare della IDW. Sono, o almeno così mi avevano detto, sono le Tartarughe Ninja della serie animata del 1987. E questa cosa può essere dedotta anche dal fatto che hanno le gomitiere, le polsiere, le ginocchiere dello stesso colore della bandana, esattamente come nel cartone dell'87, e che hanno una lettera sulla cintura, esattamente come nel cartone dell'87. Sarà così anche per il film Mutant Mayhem, ma quello non è ancora uscito, quindi non ne parliamo di quello. Quello che però si scopre andando avanti a leggere questa storia è che non è del tutto vero, c'è un po' di confusione. Ora, c'è un po' di confusione per una persona come me che di Tartarughe Ninja ne sa di ogni. Quindi ho talmente tante nozioni di Tartarughe Ninja che vado a confondermi. Una persona che invece sa vagamente cosa sono le Tartarughe Ninja, che magari ha visto un pochino la serie dell'87, che sa qualcosina, che ha un'infarinatura, se lo può godere non solo benissimo questo numero, ma se lo può godere anche meglio di me, che invece ne so troppo di Tartarughe Ninja, e vado a spiegare. Partiamo con il fatto che il logo sulla copertina Teenage Mutant Ninja Turtles non è quello della serie animata dell'87, ma è quello della serie IDW. Ok? Però all'interno non ci sono quelle tartarughe, ci sono delle altre tartarughe. E fin lì, vabbè, ci può stare una cosa editoriale. Potrebbero anche non aver avuto i diritti. Mano a mano che la storia procede, scopriamo che i soldati del piede indossano una divisa molto simile a quella dei cartoni animati, ma sono soldati in carne ed ossa, non sono dei robot, come nella serie animata dell'87. Questo mi fa pensare
non sia nemmeno quella la versione delle Tartarughe Ninja, ma potrebbe essere la versione del 2012, per esempio, dove i soldati del piede, prima di essere dei robot, erano degli esseri umani in carne e ossa, e poi appunto Shredder li abbia sostituiti con i robot per appunto combattere meglio le tartarughe, dando poi finalmente una spiegazione a perché narrativamente i ninja erano dei robot nella serie dell'87, ma non è neanche questo il caso. Scopriamo che c'è Karai, la figlia di Shredder, nonché la sua seconda in comando, ed è vestita esattamente come la Karai, mi viene da pensare alla serie quella del 2002, se non sbaglio, o comunque è la classica divisa di Karai, così come la classica divisa di Shredder è quella del cartone animato dell'87, ma nel cartone animato dell'87 Karai non si è mai vista. Quando la serie è diventata un pochino più adulta, Shredder è scomparso, è arrivato un nuovo nemico. Quindi no, non riesco a inquadrare dove appunto si colloca questa serie. Viene da pensare che si possa collocare molto più avanti rispetto al cartone animato dell'87, dal momento che appunto Shredder ha con sé Karai e magari ha tolto i robot e ha introdotto di nuovo gli esseri umani. Ma c'è Baxter Stockman, che è di razza caucasica, scusate, di etnia caucasica, non è afroamericano, quindi è la versione lacché di Shredder, la versione codarda, la versione infima, non è la versione geniale, diabolica della serie originale o della serie della IDW. Ma è semplicemente un lacchè di Shredder, è al soldo di Shredder, ma non è ancora trasformato in mosca. Vi ricordo che Baxter Stockman è stato trasformato in mosca quasi all'inizio della serie animata dell'87, quindi davvero non capisco dove, cioè non ha una vera e propria collocazione temporale questa storia, non ha neanche una vera e propria collocazione di serie. Prende semplicemente l'iconica idea che abbiamo delle tartarughe ninja e la sfrutta per veicolare al meglio la narrazione. E la cosa funziona, ci tengo a dirlo, semplicemente sto facendo un po' la punta al cazzo, fondamentalmente, ma la cosa funziona e io mi sono divertito tantissimo. Mi viene un po' da pensare che sia come la serie che sto leggendo tra Dylan Dog e Batman, dove c'è questo crossover non ben definito, dove tra l'altro non danno spiegazioni sul perché entrambi gli eroi esistono nello stesso mondo, ma è così, e si prendono appunto le iconografie dei due personaggi e le si fanno confrontare, cosa che a molti, tra l'altro, scopro che non sta piacendo perché non sono approfonditi, bla bla bla. Io davvero sono un commercialone, no? Non capisco che cosa vogliate. E in questo, forse in qua un pochino leggendo Tartarughe Ninja un po' l'ho capito, nel senso che qua conoscendo tantissimo in modo approfondito l'argomento, posso pensare, avrei potuto pensare, avrei voluto di meglio, avrei voluto magari una versione delle TMNT che collaborava con i Power Ranger più collocata nel tempo, magari anche qua con un salto dimensionale come hanno fatto in Ghostbusters o in Batman, dove magari c'era Jennica che faceva lo Yellow Ranger anziché Michelangelo, bla bla bla, tante cose. In realtà no, in realtà la cosa mi ha divertito un sacco, anche se non è precisa, non me ne è fregato nulla, mi sono davvero goduto il viaggio. Un'altra cosa che mi ha mandato un attimino in tilt è la presenza di Metalhead, che è costruito da Donatello, come nel cartone animato dell'87. Correggetemi se sbaglio, ma le fattezze di Metalhead della serie del 2012 di Tartarughe Ninja. E anche lì ho detto, aspetta, che cosa sta succedendo? Allo stesso tempo nella base delle Tartarughe Ninja vediamo quello che è stato un giocattolo delle Tartarughe Ninja, una specie di sparaventose. E lo stesso Donatello dice, abbiamo un dirigibile, il dirigibile ce l'hanno nella serie dell'87, sì, poi se non sbaglio arrivano ad averlo anche in quella del 2012, ma è più iconico quella dell'87. Quindi anche lì mi sono un attimino confuso proprio perché appunto ho questa conoscenza delle Tartarughe Ninja e so distinguere le versioni. Queste continue citazioni, queste continue reference senza spiegazioni mi hanno un attimino destabilizzato, ma poi mi sono goduto il viaggio e via. Tra l'altro qui abbiamo una versione
DB Bop e Rocksteady, che è tra le più belle che abbia mai visto finora. Io odio quando rappresentano Bebop con la panza solo perché è un suino. È un cavolo di cinghiale, non è un facocero, non è un maiale, è un cinghiale. I cinghiali sono più magri dei maiali e qua vediamo Bebop rappresentato benissimo, in modo fantastico. Abbiamo anche un Rocksteady stupendo con la canottiera gialla e con il cappello da aviatore. È una cosa che ho adorato. Mi piacciono anche quelli della IDW, ma sono troppo overpowered, sono troppo grossi. Qua invece sono perfetti. Queste sono un po' le incongruenze che ho ritrovato a livello di storia delle tartarughe ninja. Poi ci sono alcune cosette che invece proprio mi hanno confuso a livello di chiamiamola regia. Ci sono alcuni momenti, non tantissimi, ma alcuni momenti di combattimento, per esempio quando Rita Repulsa e Shredder si scontrano, c'è una vignetta che avrebbe dovuto avere uno spazio importantissimo, invece è ridotta a una vignetta piccolissima dove non si capisce davvero nemmeno dove sia Shredder, e anche altre vignette alla fine, dove appunto mi è sembrato un po' un combattimento girato da Christopher Nolan, dove dicono: Christopher Nolan non sa girare le scene di combattimento. Ecco, anche qua c'è una scena finale dove davvero non si capisce bene cosa succede. Quando Tommy, se non sbaglio, disarma Shredder per riprendersi il Morpher, non è ben chiara questa cosa. Cioè, c'è un'onomatopea che è la stessa che Shredder aveva, cioè che avevamo visto quando Shredder aveva preso il Morpher a Tommy, però non è una cosa che ti puoi ricordare così. Avrei preferito, non lo so, un primo piano, un piano americano dal basso che inquadra Shredder che perde la tuta del Green Ranger. Tra l'altro questo numero, cazzo, si sgualcisce solo a guardarlo. Cioè, nel leggerlo ho proprio piegato la copertina e mi dispiace un casino, però è così, la carta è così. Per quanto riguarda i Power Ranger, non ho la stessa conoscenza che ho dei Power Ranger delle Tartarughe Ninja, ma questi sono i Mighty Morphin Power Ranger, i primi Power Ranger, la versione dei Power Ranger che ho amato, che tutti abbiamo amato prima che poi cambiassero le versioni. Abbiamo ancora Tommy Oliver, pace all'anima sua, all'attore che l'ha interpretato, che ci ha lasciato l'anno scorso, o quest'anno, non ricordo, comunque poco prima dello speciale sui Power Ranger. Che è ancora il Green Ranger, non è il White Ranger, quindi è proprio la prima versione dei Power Ranger, quella con i Dinozord, quella con il Dragonzord. Quanto cacchio era bello il Dragonzord, ragazzi! E qua in questo fumetto c'è proprio scritto che è il primo incontro tra le Tartarughe Ninja e i Power Ranger, e in un certo senso è vero, perché questi sono i Mighty Morphin Power Ranger, quindi prima di loro non ci sono stati Power Ranger, ma noi sappiamo, noi vecchi sappiamo, che c'è stato già un altro incontro con i Power Ranger nella serie live action, nella serie televisiva live action delle Tartarughe Ninja, Tartarughe Ninja l'avventura continua o Tartarughe Ninja The Next Mutation, titolo originale, dove però le Tartarughe Ninja incontrano i Power Ranger in space, cioè altri Power Ranger, non gli originali, non i Mighty Morphin Power Ranger. E io ricordo che all'epoca già non seguivo più i Power Ranger. E quindi non me ne fregava niente, cioè non me ne è fregato nulla di quell'episodio, non hanno incontrato i veri Power Ranger per me. E sapere che qua invece lo hanno fatto, che hanno incontrato Jason, Trini, Zack, Billy, Tommy, li ho detti tutti, cioè, Kimberly, scusate, e Kimberly mi ha davvero entusiasmato da morire. Un numero che se sei nato dall'85 in poi, perché è la mia età, non puoi non amarlo, è spettacolare. Alcuni personaggi sono caratterizzati benissimo: Zordon, Splinter, che anche lì Splinter sembra quello dei fumetti, ma vabbè. Zordon, Splinter, Alpha, sono esattamente rappresentati come erano rappresentati nel cartone. Rita Repulsa addirittura ha più personalità che nel cartone quando si batte con Shredder. Le Tartarughe Ninja sono rappresentate molto bene, anche nel confronto con i caratteri dei Power Ranger, che non è facile, dato che non sono archetipali esattamente come quelli delle Tartarughe Ninja, quindi Michelangelo si trova abbastanza bene con Zack, però Zack, per esempio, ha anche un po' l'indole di Raffaello. Allo stesso tempo Raffaello ha avuto un incontro-scontro con Tommy, però che Tommy stava seguendo un'altra trama, quindi non ci si poteva rispecchiare troppo. Donatello è palesemente confrontabile con Billy,
E Leonardo è palesemente confrontabile con Jason, ma allo stesso tempo ha i colori di Billy. Quindi c'è stato un po' di... Cioè, hanno fatto tutte le cose perfette per accontentare sia chi voleva vedere le tartarughe ninja con lo stesso colore indossare il costume dei Power Ranger, sia chi invece voleva che si confrontassero i caratteri, perché hanno dato un colpo al cerchio e uno alla botte facendo contenti tutti. Addirittura le armi che sono... Appunto, non sono uguali con i colori. Come si dice, il potere di trasformazione dei Power Ranger ha fatto sì che le armi dei Power Ranger si trasformassero in base alle armi delle Tartarughe Ninja. Quindi Raffaello, che diventa il Red Ranger e ha una spada, a un certo punto questa spada si trasforma in un Sai. Allo stesso tempo anche le daghe di Trini, che vengono appunto il costume di Trini dello Yellow Ranger viene assunto da Michelangelo. A un certo punto le daghe di Trini diventano dei nunchaku, quindi proprio alla bisogna per accontentare tutto il pubblico senza scontentare nessuno. Ci sono anche degli inside joke fantastici che solo chi sa a memoria la serie originale dei Power Ranger può apprezzare, ovvero quando c'è una scena anche lì che lì avrei potuto non apprezzarla a livello di regia, perché vediamo uno scontro esterno tra il nemico, non so se sono Bebop o Rocksteady o il Dragonzord, e il Megazord, il Dragonzord che è nemico in questo numero perché è comandato dal cattivo. E quando viene colpito il Megazord, dall'interno sentiamo Michelangelo che dice: "Da dove vengono queste scintille?" È un riferimento al fatto che in Power Ranger, quando il Megazord subiva una botta, c'era l'inquadratura anche dall'interno, dalla plancia di comando, sballottata dalla videocamera con delle scintille. Chi non lo sa, non capisce cosa cavolo sta dicendo Michelangelo, ma in realtà è riferito a questo, cioè perché ci devono essere delle scintille quando il Megazord prende una botta dall'esterno? Non ha senso. Ed è stata appunto citata questa cosa che facevano nel telefilm degli anni 90 e io ho riso tantissimo. È palesemente il primo di più numeri perché vengono accennati i Krang. Ecco un'altra cosa stranissima, Shredder abita nel Tecnodromo con Karai e il Clan del Piede, che è composto da guerrieri umani. Non si capisce se il Tecnodromo è nella dimensione X o è nel sottosuolo, ma presumibilmente è nel sottosuolo. E sembra quasi che l'abbia in affitto da Krang, che non vuole scomodare Krang, perché non lo nomina nemmeno, dice solo che ha degli informatori che lo hanno informato su Rita Repulsa e sui Power Ranger. E tutti questi informatori vengono semplicemente accennati e alla fine Rita pare che voglia andare da Krang, quindi inesorabilmente ci sarà un secondo numero con un'alleanza, presumibilmente tra Rita e Krang o tra Rita e gli Ultron, perché a questo punto io non so che versione faranno di Krang o dei Krang o degli Ultron. So solo che non vedo l'ora di leggerlo e spero di leggerlo quando esce e non dover aspettare così tanto, però vuol dire che ha avuto successo se è andata esaurita questa copia, quindi sono anche molto felice da questo punto di vista. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi ha risvegliato delle emozioni, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.